Ciao a tutti! Allora, non mi vedete perché al solito sono in condizioni pietose. Dopo una settimana di lavoro intenso in giardino, non ho veramente, sono in condizioni pietose. Mi devo fra l'altro fare i capelli, quindi. Allora, voglio farvi vedere le novità. Ce ne sono tante. Allora, intanto ho comprato un acero rosso che metteremo lunedì, domani quindi. Il giardiniere verrà a piantare, adesso vi faccio vedere dove. Abbiamo slegato la Pied de Ronsard, che è la rosa rampicante rosa, l'abbiamo slegata e l'abbiamo sistemata così perché si arrampicherà su questo corpo scala che è immenso e quindi si arrampicherà. Questo sostegno l'abbiamo fatto io e mia sorella. Le calle stanno sfiorendo, ma fa caldo. Questo è il famoso vialetto che porta le altre rose, queste qui, adesso vi faccio vedere. Allora, ragazzi, c'è stato un tempo terrificante, cioè ha piovuto, ha fatto grandine in questi ultimi giorni e quindi l'erba è un po' provata, ma col caldo. Queste sono rose bianche, queste sono rose rosse, che in realtà sono le black baccara, sono quasi nere, che stanno, vedete, hanno i boccioli. Questa qui è la rosellina arancione, più corallo che arancione. Vi faccio vedere. Ho preso altre rose, ovviamente, ragazzi, perché sto facendo. Allora, ho preso una rosa qui, l'ho messa qui, dove c'è il paletto della luce. Questa si chiama Gorgeous, questa rosa. Poi qui c'è un alberello, una rosa d'alberello gialla. L'abbiamo comprata da Lidl. Poi ho comprato questa stupenda rosa che si chiama Jubilé de Prince de Monaco. Ragazzi, è stupenda, cioè è qualcosa di spettacolare. I fiori sono un po' rovinati perché purtroppo con la pioggia e la grandine, come vedete, guardate. Allora, metto la sigaretta elettronica in tasca così forse riesco. Ecco, vedete tutti i petali per terra perché purtroppo il vento, la pioggia rovina le rose, d'altronde. Poi, la rosa d'alberello che abbiamo regalato a mia mamma l'ho piantata qui, salvia rosmarino. Vi faccio vedere i peperoncini di mio marito, è entusiasta, non vedo l'ora che spuntino, guardate. Guardate il peperoncino. Questi qua. Qua purtroppo come si chiama? Il prezzemolo è sfiorito, adesso devo toglierlo, la cementa è Timo. Qui mio papà stanno facendo il barbecue, quindi ancora sono in lavorazione, vedete? C'è l'impianto idrico per la fontanella, insomma, un macello. Poi da questa parte abbiamo finalmente tolto la bordura che teneva i cani lontani da questa parte del giardino perché per fortuna non ci sono più state processionarie. Qui abbiamo piantato una rosa. La Moonstone, quella che vi avevo fatto vedere, l'abbiamo spostata perché soffriva il caldo, l'abbiamo spostata. E lì c'è invece un'altra rosa che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Leggiamo il cartellino. Mia sorella mette i cartellini. La in Renault. Ecco, qui abbiamo messo un'altra. Poi qui c'è Alexander che è il mio. Mia sorella l'ha chiamato così, me l'ha regalato lei per Natale. Questo è il mio acero giapponese. Allora, il giardiniere, perché io gli ho chiesto, ho detto, scusa, ma perché sta diventando verde? Dovrebbe essere rosso. Mi fa perché è la fase naturale. In questo periodo sotto è verde, sopra è rosso, tornerà a essere rosso. Infatti sta tornando a essere rosso. Quella piantina lì ancora non si è capito zoccà. C'è sempre il solito albero. Ora vi faccio vedere. Allora, io quando mi avvicinerò alle macchine, abbasserò, vi farò vedere il prato. Ragazzi, scusatemi, ma l'altra volta cancellare le targhe è stato un casino. Quindi ora abbasso e poi vi faccio vedere solo le rose. Mi dispiace, ma purtroppo è pieno di psycho. Allora, la Pied de Ronsard, questa è un'altra, sta vegetando. Qui c'è l'altra ancora, ora vi faccio vedere il fiore, anche se anche lui, poverino, è rovinato da. È rovinato, vedete, dalla pioggia purtroppo. Vedete tutte le parti scure. Purtroppo è rovinato dalla pioggia. E non ci possiamo fare niente perché. Poi mi abbasso sempre e vi faccio vedere. Ok, qui abbiamo messo un'altra che si chiama Marazul.
Guardate che bella, ragazzi. Il colore è stupendo. Magari vi metto una foto per farvele vedere, perché ora purtroppo stanno soffrendo a causa di questa pioggia e grandine improvvisa. Torniamo indietro, così non devo impazzire, per evitare di inquadrare le macchine. Purtroppo, ragazzi, è così. Io ho terrore della gente psycho di YouTube. E ultimamente ce n'è parecchia, parecchia, parecchia. Allora, io volevo fare un video, magari lo farò, su il post processo di Johnny Depp e Amber Heard. D'altronde, però, ancora la sentenza è attesa a breve. Io voglio prima aspettare. Lì ci sono le moto di mio papà e di mia sorella. Micia! Il mio ombrello è caduto, mannaggia. Il vento ha fatto cadere il mio ombrello. Micia! Dove è andata Micia? Micia! 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 Questa è sempre la gattina. Allora, vi porto a vedere l'orto, anche se lo abbiamo appena piantato, quindi non è che c'è niente da vedere. Però abbiamo fatto un grandissimo lavoro, ragazzi. L'ultima volta avete visto la buca, solo la buca. Adesso invece ci sono tutte le piantine. Aspettate. Ok, evito di inquadrare i vicini, che poi tanto vicini non sono, però. Allora, qui ci sono i due fragolai. Questo è l'ultimo che sta aspettando le fragole. E questo è quello in cui le fragole già ci sono. Vedete? Questo è il fragolaio. Questi qui invece sono finocchietto selvatico, si chiama. Si usa da noi in Sicilia per fare la pasta con le sarde. Qui invece abbiamo l'orto. Allora, qui c'è basilico, maggiorana, prezzemolo, erba cipollina, timo, sedano e basta. Poi qui abbiamo le melanzane, tutte melanzane. Qui ci sono i pomodori, zucchine, tipo genovesi. Poi qui ci sono i peperoni, salvia, rosmarino. Ora vi faccio vedere la cosa più bella, ragazzi. Allora, quelle che vedo sono zolle di terra che devono asciugarsi per essere buttate. Zucca, queste sono le zucche gialle, quelle enormi, non so se conoscete, ovviamente sì. Zucca, un'altra varietà, questa è la Giant. Poi qui ci sono anguria, anguria, anguria e anguria. Questa è la varietà, quella scura, quella senza semi. E qua c'è l'anguria ovale gigante. Un'altra zucca. Al centro invece ci sono le zucchine lunghe siciliane, queste qui. Infatti, siccome si arrampicano, abbiamo dovuto costruire questa specie di trabiccolo per fare la pasta con i tenerumi. Non so se conoscete la pasta con i tenerumi. Noi in Sicilia in estate mangiamo la pasta con i tenerumi, che sono queste foglie che noi raccogliamo per farci la pasta. Ok. Mi devo muovere piano perché, come vedete, la terra è ancora un po' piena di zolle. Però io e mia sorella facciamo quello che possiamo. Vedete il cedro caduco, che mi ha creato un sacco di problemi quest'anno. Adesso le moto di mio papà e di mia sorella. Ok, eccolo qua, l'enorme cedro pendulo. Ok, adesso provo a farvi vedere. Allora, come dicevo, l'erba è un po' nelle palline dei cani. L'erba è un po' rovinata dalla pioggia, però pian pianino si sta riprendendo. Ora vi porto a vedere le altre rose. Vi abbasso sempre, perdonatemi, ma psycho. Ok, ecco, qua c'è il sentiero, una scala. Le mie piante che le ho messe qua sotto perché non vorrei che si rovinassero le varie scarpe con cui andiamo in giardino. Ecco, adesso vi faccio vedere un'altra bellissima rosa, che è la Orient Express. È ovviamente sfiorita, però, ragazzi, ha avuto dei colori stupendi. Qua ci sono le altre. Qua c'è una moca rosa che adesso è stata un po' malaticcia, ha avuto l'oidio, quindi, che è un fungo, quindi adesso la stiamo un po' curando. Qui ce ne sono altre, questa si chiama terracotta. Vi faccio vedere il colore della rosa, ovviamente ancora non è
ci sono i boccioli ma ancora non è spuntata. Non fate caso, ci sono. Questa è un'altra rosa ancora. Questa è stupenda e ovviamente purtroppo la grandine ha rovinato anche lei, però pazienza, la prossima fioritura sarà più bella. Bene ragazzi, io volevo farvi vedere le novità. Scusate ancora la mia assenza, io presto farò nuovamente il video alla fine quando verrà emessa la sentenza del processo, farò il video per le mie considerazioni, perché ci tengo veramente a fare questo video. Per adesso vi saluto, vi ringrazio, al prossimo video, ciao!